Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Questo è il mio secondo appuntamento per quanto riguarda il decluttering. Oggi faremo terre, illuminanti e blush. Non ho molto di questi prodotti, quindi preferisco unirveli e mettere un unico video. Avrò tolto qualche cosa, avrò buttato qualche cosa. Cosa ho combinato? Godetevi il video, noi ci vediamo alla fine. Ciao! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, allora benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo il video per quanto riguarda il decluttering dei blush e devo dire che ne ho un bel po' e forse dobbiamo dare una declutterata e vediamo cosa togliere e cosa no. Sinceramente ci sono molto affezionata perché alcuni sono proprio i miei primi, ma alcuni non li utilizzo e quindi vediamo un po' cosa possiamo togliere da questo decluttering. Allora, il primo che esce è la palettina, questa qui di... aspettate che sposto un pochettino. Questa è la palettina di MAC, per quanto riguarda i blush di MAC, ovviamente questi non li tolgo, perché mi piacciono tantissimo e sapete il mio amore per quanto riguarda MAC. Poi, vediamo, prendiamo quelli di Kiko, che ne ho un bel po'. Vediamo, questo è Kiko, un altro Kiko, e qui abbiamo un altro di, non mi ricordo, aspettate, questo non mi ricordo se è MAC o Makeup Geek, e sono ottimi anche questi come blush, quindi li tengo. La stessa identica cosa per quanto riguarda Inglot, sono degli ottimi blush e questi sono in collaborazione con J.Lo, quindi li tengo. Vedete anche questo marroncino, mi piace tantissimo. Allora, qui abbiamo quelli di Kiko, questi sono in edizione limitata, quindi ovvio che li tengo, sia questo che questo. Poi abbiamo i miei preferiti, che è questo qua, cioè questo è il mio preferito, che è proprio quello più scavato di tutti, e la stessa identica cosa anche per questo, che è anche dell'illuminante. Poi quello comprato per quanto riguarda la Sicilia Notes, che sarebbe questo, mi piace tantissimo. Poi questo che ha del Malva all'interno, devo dire che l'ho utilizzato un paio di volte, questa la buttiamo, l'ho utilizzato un paio di volte, quindi lo tengo anche questo. Non faccio alcuni swatch perché sennò finiamo tardi. Poi anche questo mi piace, vi ho fatto vedere anche nel video del decluttering delle palettine, che avevo acquistato anche la palettina, e questo mi piace, scusate, questo mi piace come trio perché mi fa il color malva che io adoro, quindi la tengo. Poi abbiamo questo qui che è abbastanza vecchiotto, e questo è il colore, vedete come scrive ancora bene? E anche questo. E questi sono i colori che a me piacciono, quindi la tengo. Vedete? Belle. Poi abbiamo quest'altro di Kiko, che è sempre in edizione limitata, ed è questo. Allora, vediamo se assomiglia a quello della Sicilia Nozze, che in caso decluttero questo, che è leggermente più vecchio. Allora, non è proprio uguale il colore. No. Questo non ci assomiglia. Oh mio Dio. Forse a questo. Sì, un po' assomiglia a questo, vedete? Cioè, forse questo è più marroncino e questo è leggermente più rosato. Comunque credo almeno uno di declattarlo, vediamo se declatterò questo o l'altro. Andiamo avanti, e l'ultimo è questo, dovrebbe essere quello in crema. E non so, vedete questo? Scusate se vi acceco. E questo è il colore, no, è troppo rosato, quindi questo lo declattero.
Allora, per questo lo declattero, invece per quanto riguarda questo qui nel packaging rosso, lo tengo in stand-by e poi vediamo il da farsi. Quindi questo lo metto qua e questo lo declattero. Anzi, in stand-by lo metto qua. Questi sono due bottini che devo togliere. In stand-by lo mettiamo da questo lato. Poi, ovviamente, MAC rimane, questo è bellissimo e rimane. E, come rimane questo qui di NYX, che mi piace, ci dovrebbe essere anche l'altro, sì, anche questo, che mi piace. Io come blush ne ho pochi, ma mi piacciono tutti, si può dire. Ed è questo colore qua, ed è un malva, bellissimo, mi piace molto. Quindi questi rimangono. Aspettate che mi pulisco. Come rimangono quelli di The Balm, perché sono in edizione limitata, con il packaging in particolare, scusate, e quindi rimangono. Uno è questo e l'altro è Frat Boy. Quello era Don Boy e questo è Frat Boy. Questo. Mi piacciono tantissimo i packaging, quindi rimangono assolutamente. Come rimangono questi qui, quello di Fenty è l'ultimo che ho acquistato, Tarte. E allora, quello di Nars ovviamente rimane Orgasm, questo è Orgasm, oddio, non riesco a dirlo, Orgasm, mi piace, poi essendo che è un pot piccolino, quindi è ottimo, quindi lo tengo. Poi questo qui di Tarte mi piace tantissimo e quindi lo tengo. E l'ultimo, quello di Fenty che ho appena acquistato, non so se il video ve l'ho fatto vedere, sinceramente non me lo ricordo. Comunque quello in crema, è ovvio che me lo tengo ed è questo qui. Lo tengo, vediamo se. Oddio, ma è bellissimo! Vabbè, ne ho messo poco. Questo ne va poco. Comunque lo tengo. Allora, vabbè, per adesso la scatolina la teniamo, poi togliamo tutto. E questi li tengo. Per quanto riguarda Kiko, c'è anche questo qui. Sì, questo e questo è di Wycon. Allora, per quanto riguarda Kiko, c'è questo che è quello in crema e sinceramente mi piace, però è dovrebbe essere un malva che è lo 08, invece io lo vedo più mattone, quindi questo lo declatterò. Io preferisco più malva come colore che questo, sinceramente. Infatti lo volevo prendere, ma un malva. Invece per quanto riguarda questo di Wycon mi piace tantissimo perché è il colore che io utilizzo. Poi andiamo a Essence che ne ho di più, questo lo mettiamo qua. Essence. Questi sono di Essence. Allora, per quanto riguarda Astra la tengo perché ne ho uno e mi piace tantissimo il colore. E assomiglia anche a questo qui di Wycon, solo Wycon è leggermente più grigio, vedete? È leggermente più grigio, ma super giù la tonalità è quella, quindi lo tengo. Allora, per quanto riguarda Essence, i blush scrivono tutti, questo è il blush. Questo è a forma di rosa, non l'ho mai toccato, vedete? Non l'ho mai toccato, quindi rimane per collezione. Questi sono quelli che mi piacciono perché questo è un illuminante, questo è un illuminante, questo è un blush che a me piacciono questi colori, quindi rimane. Questo è un blush che ho utilizzato e mi piace, è semplice ma mi piace. Allora, questo lo declatterò, dai, tanto non me ne faccio niente del packaging particolare, do spazio agli altri blush, quindi questo lo declatterò, è nuovo, quindi va bene. Poi ho questo sempre, oddio, non mi va nemmeno di toccarlo. Comunque è troppo rosa, quindi questo lo declatterò. Questo della Essence lo tengo, anche se è chiarissimo, sinceramente.
È molto molto chiaro, ne ho anche dei più belli. Vabbè, questo lo decluttero. E poi ci sono questi due in crema che sinceramente li ho swatchati un paio di giorni fa e non mi piacciono. Vabbè, li tolgo, poi li dovete disinfettare voi. Questo è troppo rosa e idem con patate, anche questo, quindi questi li decluttero. Allora, devo dire che sono stata più brava per quanto riguarda questi. Un altro che decluttero è questo, perché è quello di Wet n Wild, che è questo. Non mi piace per niente, sinceramente, non mi piace, mi dà quell'effetto, non mi piace. Poi di norma fa il colore, ma non mi piace, non mi piace, non mi piace. Elf, io ho alcune cose di Elf, sinceramente mi piacerebbe soltanto provare il correttore, per tutto quanto il resto avevo già provato altre volte. Questi sono i blush, uno è glitteratissimo e l'altro è questo, quindi li tengo tutti e due perché ho soltanto questi due per quanto riguarda la Elf. E poi ho questo che non so se è aperto, sinceramente. No, è ancora chiuso, vedete? È ancora chiuso ed è nella colorazione pink. E questo, ovviamente, avendo altri in polvere, altri blush in polvere per quanto riguarda Neve Cosmetics, questo qua lo decluttero perché è nuovo ed è nella colorazione pink. Quindi devo dire che sono stata abbastanza brava. Questi sono quelli che tengo, questi sono quelli che declattero. Declattero anche quello di Kiko perché è un colore che forse forse non utilizzo, quindi è meglio toglierlo. Abbiamo ancora qualche blush per quanto riguarda questo della Elf. Questi sono sigillati, nel senso non li ho mai utilizzati. Questo è un blush in crema. Sinceramente il colore mi piace tantissimo, però sono indecisa perché viene male a prelevarlo. Io con le unghie mi viene malissimo, il pennello qua dentro non ci entra e quindi lo do via e basta, cioè non, è inutile che lo tengo. Con le unghie mi viene malissimo, poi non riesco a inserire il dito, sinceramente. E il pennello, io i pennelli dei blush ce l'ho tutti abbastanza grandi, quindi è inutile. Quindi lo decluttero. E poi ho questi due di Kiko. Questi qua che possono essere utilizzati sia per le guance che per... se riesco ad aprirlo, ci sono riuscita. Allora, questi sono dei blush che possono essere utilizzati, sono un po' lucidi perché ovviamente siamo in estate quindi fa caldo. Possono essere utilizzati sia per balsamo labbra che per blush. Sinceramente non li uso questa composizione, quindi la decluttero. E la stessa identica cosa, vediamo se riesco anche ad aprire questa. Quest'altro, sì. Questo è anche più, diciamo, sui miei toni, però sinceramente ho altro e quindi questi li declutterò direttamente. Allora, questo è il video per quanto riguarda il decluttering per la terra, contouring, eccetera. Vi ho fatto vedere già alcune palettine, quindi è inutile farvi vedere di nuovo per quanto riguarda il contouring. Ho pochissimo perché utilizzo pochissime cose, quindi credo di tenere tutto. Infatti, ve li farò soltanto vedere, ma credo di tenere tutto. Allora, questo qua dentro troviamo Harmony di MAC, che è per un contouring, e poi questo per quanto riguarda Jennifer Lopez con Inglot, e mi piacciono tutte e due, quindi li tengo. La stessa cosa per quanto riguarda Fenty Beauty, mi piace tantissimo, quindi lo tengo. E ovviamente il mio amore spassionato per Too Faced, quindi ovvio che lo tengo. Poi questi sono quelli in crema, oltre Amber, che è messo qui. Oltre Amber, questo è Amber, lo conoscete tutti, già ve l'ho fatto vedere, quindi questo lo tengo. La stessa identica cosa, aspettate che sposto questo, la stessa identica cosa per quanto riguarda il bronzer di sempre di Fenty Beauty. E questo che è un sample di quello di Anastasia Beverly Hills che ancora devo utilizzare, quindi ovvio che lo tengo. Poi la palettina questa di Demty mi sono trovata bene, sinceramente, quindi la tengo anche questa, specialmente questo colore per me è l'ideale, anche questo.
e quindi mi piace e la tengo. La stessa identica cosa per quanto riguarda la Shade Light. Mi trovo bene con questi due colori, quindi li tengo sia per quanto riguarda la cipria che per il bronzer. Poi, questi due sono della NYX. Allora, dovrebbero essere un po' uguali, cioè che si avvicina un po' il colore, però sinceramente non lo so. Uno è questo e uno è questo. Allora, i colori un pochettino si avvicinano, però sono leggermente diversi. Essendo che ho poche terre, sinceramente me li tengo tutte e due. E poi, per quanto riguarda questo, è stato l'ultimo acquisto e sinceramente non lo declatterò perché è fantastico, sempre se riesco ad aprirlo. Ed è questo, ed è Laguna, quindi questi non li declatterò. Allora, per quanto riguarda le terre, io ho questa della V7 ed è la Multicolor Bronze. Sinceramente non l'ho mai aperta, infatti è sigillata, vedete qui ha lo scotch. Non l'ho mai aperta perché l'ho ricevuta in un pacchettino, ma non, sinceramente all'inizio non sapevo utilizzare bronzer, quindi non l'ho mai utilizzata, quindi questa la declatterò. E questi sono tutti gli illuminanti che posseggo e ovviamente adesso andremo a vedere se toglierò qualcosa con il se, perché non lo so sinceramente, a me piacciono tantissimo, quelli che ho acquistato mi piacciono perché sono quelli che volevo sinceramente, quindi di toglierne alcuni non lo so, vedremo andando avanti. Allora, la prima che vi faccio vedere, anzi aspettate, inizio da qui perché queste sono le palettine per quanto riguarda illuminanti, blush, eccetera, eccetera. Queste sono in edizione limitata che io tengo. Anche questo tengo perché all'interno, aiuto, all'interno ho tutto, blush, illuminante, terra, quindi queste la tengo. La stessa identica cosa vale per questa qui di Anastasia, dove ho illuminanti di Anastasia che mi piacciono tantissimo e quindi le tengo anche queste. E per ultima, non per ultima, qui ci sono altre palettine, comunque un'altra palettina che tengo è questa, dove ci sono tre illuminanti di Mulac che sinceramente mi piacciono tantissimo. Questo è Glam, questo è Aurora e questo è Flare. E sono degli illuminanti ottimi nel periodo estivo, che non c'è bisogno ovviamente che mettete cipria e tutto, e sinceramente sono ottimi come illuminanti, infatti un po' li vedete utilizzati perché mi piacciono. Poi ho quello di DMT, acquistato di recente, sinceramente l'ho utilizzato e mi piacciono come illuminanti, quindi li tengo, mi piacciono tantissimo. E poi un'altra palettina è questa qui della Essence che sinceramente l'ho utilizzata, mi piace perché è ottima come scrivenza. E quindi queste le tengo assolutamente. Come tengo il Cindy Lou di The Balm, che è il mio preferito, che è questo, ovviamente sul rosato, e quindi lo tengo assolutamente perché mi piace tantissimo, anche se per adesso che sono leggermente abbronzata non si vede proprio. Infatti queste lo tengo anche nella scatolina. Allora, andiamo avanti. Allora, di questo sinceramente c'è il punto interrogativo perché è molto bello, mi piace come illuminante e tutto. Non lo so, è questo colore sul doratino, vediamo se ne trovo altri. Con questo dorato, vedete, ha due colori. Vediamo se ve li faccio vedere qui nel braccio, se si notano di più. Sì, uno è questo e l'altro è più dorato. Non lo so, questo lo metterò in stand-by qui e vediamo se utilizzarlo oppure no. Poi, questo qui è della Essence in edizione limitata, mi piace tantissimo e quindi lo tengo. La stessa identica cosa per quanto riguarda questo, che è in edizione limitata e mi piace tanto, nel senso che questo è il colore.
Poi la stessa cosa per quanto riguarda NYX. NYX mi piacciono i loro illuminanti, questi sono i duochrome, quindi rilasciano il colore molto particolare. Ve ne faccio vedere uno come simbolo. Ok, come simbolo strisciata, vedete? È un duochrome bellissimo, soltanto con una strisciata avete questo rilascio di colore, quindi per quanto riguarda NYX li tengo tutte e tre. Poi andiamo da Kiko, Kiko Sicilia Nudes, questi sono ancora recenti, ovviamente li tengo, e abbiamo questo colore qua, l'ho ancora utilizzati pochissimo, e questo, quindi li tengo assolutamente tutte e due. Ancora Kiko, vediamo se c'è un altro Kiko. Sì, questi due di Kiko, ovviamente li tengo anche questi perché mi piacciono tantissimo. Questi cotti sono ottimi, sia questo che questo, e quindi anche questi li tengo. Poi questi sono glitter, sinceramente, quindi vabbè, lasciamoli stare da parte. Questo è un sample di NARS e sinceramente lo tengo anche se non l'ho mai utilizzato, ma mi piace e lo tengo. Poi Revolution. Allora, di Revolution ho questi due e vedete un po' questo quanto è utilizzato perché era quello che utilizzavo di più in assoluto. E poi ho questo, il Baked, che assomiglia a questo. Non so se è giusta, però questo ha il teschio, oddio, mi stavo rompendo un'unghia. Questo è va bene. Questo ha il teschio ed è in edizione limitata, e questo è quello normale. Allora, su per giù si assomigliano. Adesso vedremo se la testa del teschio assomiglia all'altro illuminante. No, allora, l'illuminante, questo è più giallo e il teschio è un duochrome, quindi li tengo tutte e due. È difficile, veramente difficile. Andiamo avanti. Ovviamente, questo non si declattera. Ovviamente, questo è di MAC e quindi no, assolutamente, questo me lo tengo. Poi abbiamo qualcosa di Wycon, ma questo non è illuminante, o sì? Sì, un illuminante rosato. Quindi lo tengo perché mi piace, il rosato mi piace. Poi abbiamo altri due di Wycon, questi in edizione limitata, sono i Fruit Glove, e questi li ho utilizzati tutti e due. Aspettate che mi prendo qualcosa per aprirle perché sennò le unghie qua saltano e la mia estetista mi ammazza. Allora, abbiamo tutti e due dei colori, uno sul dorato, uno sul rosa, e li tengo tutti e due. Avete visto un po' di ciuffo di capelli? Li tengo tutti e due perché mi piacciono. Questi sono degli illuminanti che io utilizzo tantissimo, quindi li tengo. Sì, farò una cernita. Poi Fenty Beauty, Fenty Beauty, Fenty Beauty. Ovviamente li tengo tutte e tre, ve li faccio vedere, ma li tengo tutte e tre. Sarà un video velocissimo. Uno è questo. Poi abbiamo questo, che può essere anche bronzo come quello là, e l'altro è questo. Quindi ovviamente, oddio, li tengo tutti e tre. Questi in edizione limitata sono piccoli, mi piacciono e quindi ovvio che li tengo. Come tengo Becca, che è uno, questo qui, e anche quest'altro di Becca, stupendo con il rosa. Poi andiamo a questo ombretto. Vabbè. Andiamo a quello di Deborah per Cosmify. E, sinceramente, mi piace. Questo è il colore. Mi piace, lo devo utilizzare, devo fare dei video e poi in caso vi farò sapere. Ma comunque, questo mi piace. Poi sono rimasti gli ultimi. Questo è quello di Essence. Non mi ricordo se l'ho utilizzato, sinceramente. L'ho soltanto swatchato, mi sa di sì. Ed è questo, e sinceramente non sto utilizzando cose in crema, però lo declattero perché non lo sto utilizzando. La stessa identica cosa, questo è a forma di cuore, sì, ci ho appena messo il dito dentro. Questo
Questa è forma di cuore, come scrivenza non è male, però a me rilascia proprio il bianco, non so a voi, ma a me rilascia il bianco sul viso e quindi lo declatterò. Poi abbiamo questo qui della Essence, questo, non so se l'avete visto. Ed è un highlighter e un contouring. Questi non sono nemmeno stati toccati e quindi li declatterò direttamente perché non ho utilizzato, li avevo presi ma non ho utilizzato. L'ultimo che vi faccio vedere è questo e in caso declatterò questo e tengo questo, non lo so. Sinceramente non lo so. Di così bronzato non ne ho trovato oltre questo. Allora, questo per me forse è troppo scuro, è troppo. Allora, aspettate. Questi sono i colori, sinceramente sono uno diverso dall'altro. Vabbè, per adesso queste le tengo e poi in caso vi farò sapere. Allora, andiamo per quanto riguarda gli illuminanti. Gli illuminanti ho questi due della Sun Club. Uno è quello che utilizzo io, che è questo, vedete, è tutto sporco, tutto pieno di glitter. E questi qua sono dei pigmenti, tipo una specie di cipria luminescente e colorata. Che la utilizzo di solito in estate, sopra l'abbronzatura è stupenda e questa la metto sul décolleté, sulle braccia per diciamo essere bella luccicosa, che è una cosa che mi piace tantissimo. Questa ovviamente è sigillata, non è stata mai utilizzata, ve la faccio vedere, è sigillata, c'è il surfer qui e quindi questa la metterò in palio, cioè, questa la declattero. E questa me la tengo. Poi andiamo a questo illuminante di Kiko. Questo qui non lo apro. Questo è un regalo che devo fare, quindi ovviamente non lo apro e già vi dico che è regalata. Quindi la tolgo direttamente. La metto qui e poi questo che sinceramente era per fare un regalo, poi non ho più fatto quel regalo e devo dire la verità, sono indecisa nel tenerla oppure no. Adesso ve lo faccio vedere questa combo con la palettina di illuminante blush e il pennellino. Forse è un bronzer invece che blush, non me lo ricordo. Comunque la palettina è questa. Siccome sapete che io le colleziono e il prodotto è questo e sinceramente lo vorrei tenere perché mi piace sia questa parte che sì, sembra di più un blush, mi piace come è un blush e un illuminante, è molto bello e quindi lo terrò, tolgo la confezione e tutta la tengo, quindi queste sono le ultime cose. Quindi di tutto il decluttering, le cose che decluttero sono queste tre. Wow, sono stata molto molto brava. E niente, questo è tutto il decluttering per quanto riguarda illuminanti. E siamo messe bene. Per quanto riguarda questo video è tutto. Ovviamente la serie di decluttering non finisce qui e noi ci vediamo al prossimo. Quindi, come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!